Benvenuti amici di Piero da Saronna a questo altro grande spettacolo di sport, quest'altro grande momento di calcio a 5 saronnese. La partita di stasera vedrà contrapposte l'Amo Sportiva e lo Sporting Vanzago. Mentre aspettiamo l'entrata in campo delle due squadre, iniziamo con la lettura delle formazioni partendo dagli ospiti, che schierano con il numero 1 Cozzi, con il numero 3 Turati, con il numero 4 Merigi, con il numero 5 Facciolo, con il numero 6 Pinotti, con il numero 7 Liguori, con il numero 8 Supino, con il numero 9 Lupori, con il numero 10 Rattà, con il numero 11 Quaini, con il numero 12 Galletta, con il numero 14 Lorenzi. L'allenatore è Mister Bazzoni. Passiamo quindi alla formazione di casa, i ragazzi dell'Amo Sportiva, che schierano con il numero 1 De Marchi, con il numero 2 Tardivo, con il numero 3 Brughera, con il numero 4 Brescia, con il numero 5 Molinari, con il numero 6 Colombo, con il numero 7 con il numero 8 Villa, con il numero 9 Baga, con il numero 11 Melosi, con il numero 12 Romano, con il numero 14 Colombo. Vediamo quindi che l'arbitro sorteggia assieme ai due capitani, che sono il numero 6 Pinotti per Vanzago e il numero 9 Baga per Amo Sportiva. La palla e il campo, le squadre si scambiano il saluto e a questo punto aspettiamo solo il fischio d'inizio di quest'altra grande partita di calcio a 5. Un momento per l'Amo Sportiva un po' non si può definire positivo ma nemmeno negativo. La squadra saronese allenata da mister Andrea Borghi si trova in questo momento a metà classifica, mentre tutta la situazione vive la squadra vanzaghese, che sta facendo un campionato di vertice e si prospetta quindi una partita interessante sotto molti punti di vista. Vedremo se l'Amo Sportiva riuscirà a dare un risvolto positivo al suo campionato, affrontando magari anche a testa alta, magari battendo i leader, o se Vanzago consoliderà la sua posizione. Vediamo, sono proprio partite, vediamo proprio Turati che gestisce palle in mezzo al campo, l'appoggio, ancora Turati affrontato da Molinari, Turati si accentra, è costretto ancora ad appoggiare, si appoggia su Supino che gira da Liguori, Liguori ancora da Supino, un controllo difficile ma la tiene in campo, Supino pressato da Melosi è costretto a mandarla fuori, Brughera alla rimessa laterale, la appoggia a Molinari, diamo Baga adesso a agire, ancora per Molinari, Brughera. Brughera cerca Melosi, attenzione Melosi va al tiro, la palla che sfiora il palo alla sinistra di Cozzi. Sporting Vanzago che quindi usufruisce di una rimessa dal fondo. Scusate, il portiere di Vanzago non è Cozzi ma Galletta, chiedo scusa. Vediamo quindi adesso il numero 3 Turati a giro in avanti, attenzione Supino, Supino davanti a De Marchi, lo prende in testa, De Marchi resta a terra. Vediamo che vengono chiamati i soccorsi per il portiere saronnese. Pare che comunque stia bene. Inizio scoppiettante questo di partita con due chiare occasioni per entrambe le squadre. Ho visto prima il tiro di Melosi uscito di poco a lato, mentre adesso, proprio adesso, Vanzago ha ottenuto un calcio d'angolo sulla respinta corta di De Marchi. Ripartiamo proprio da questo calcio d'angolo, pallone indietro per il numero 10 Rattà, che ha perso il pallone, va ripartito Melosi, subito Molinari cerca l'1-2 con Melosi, pallone troppo lungo, riparte subito Vanzago con Supino, andiamo Turati, Turati agisce per Liguori, Liguori davanti per Rattà, pressato da Baga, Rattà si gira bene, pressato anche da Molinari, Molinari recupera, cerca l'appoggio per Melosi, recupera Liguori, la palla poi finisce a De Marchi dopo una serie di rimpalli. Adesso Baga, Baga per Brughera, ancora Baga, Baga gira per Melosi, zona centrale, ancora Brughera, adesso Melosi,
si scambiano i giocatori di Amo Sportiva il pallone. Adesso ancora Baga, pressato, Brughera cerca lungo Baga, fermato da Rattà. Supino scambia con Rattà, Rattà, attenzione Rattà, pallone che finisce largamente al di fuori dallo specchio della porta. Riparte quindi Amo Sportiva con Melosi, adesso Brughera, Brughera per Melosi, Melosi avanza, cerca l'appoggio su Baga, non riesce, sbaglia lo stop il numero 9 e riparte Vanzago con Turati, gira subito per Liguori, Liguori per, ancora per Turati, Rattà, Turati, adesso Supino, ancora Turati, vero perno delle azioni vanzaghesi, lancio lungo adesso, passaggio lungo meglio di Liguori per Supino, pallone che va direttamente in fallo laterale. Può ripartire quindi Amo Sportiva con l'impostazione, partita da Baga, adesso prova a salire Brughera, si deve appoggiare ancora a Baga, adesso Molinari, diamo Baga, Baga lungo, cerca Melosi, la palla che finisce direttamente in rimessa laterale. Riparte quindi Vanzago, Liguori per Rattà, buono lo stop di palla, appoggia dietro per Turati, gira per Supino, non ha un buon controllo ma riesce comunque ad appoggiarla per Turati, che parte, Rattà, torna da Supino, attenzione, pressato da Melosi che viene comunque tenuto a bada dal numero 8 che prova a salire, si accentra, attenzione Supino, scheggia la traversa, il suo tiro, il tiro del numero 8 che ha rischiato di portare in vantaggio Vanzago. Un pericolo questo corso dall'Amo Sportiva, che adesso si vede assegnato contro anche un fallo cumulativo. Riparte quindi la squadra saronnese. Baga, Brughera. Brughera cerca Molinari, non ha un buon controllo, Baga prova a rattoppare le cose ma rischia di peggiorarla, adesso Turati col pallone tra i piedi, vada ancora da Supino, Supino per Liguori, anticipato bene da Brughera che la manda direttamente in rimessa dal fondo. Turati, imposta ancora Vanzago che ha acquisito il pallino del gioco, Liguori prova ad accentrarsi, Supino ancora, non un ottimo controllo ma riesce comunque a tenere il pallone in controllo, cerca di girarsi su Brughera, trova Rattà, adesso Liguori, Liguori ha di fronte Melosi, è costretto a tornare, Rattà su Turati, Turati prova l'imbucata per Rattà che si stava inserendo, non riesce e non riesce neanche questo lancio lungo per Melosi da parte di De Marchi. Partita che si sta svolgendo con molta rapidità, le squadre non hanno, hanno avuto una velocissima fase di studio, adesso la partita è scoppiettante, vediamo proprio adesso Liguori, prova a saltare Molinari che recupera bene il pallone, si appoggia a Melosi, Melosi costretto comunque a tornare, va da Brughera, Brughera cerca un appoggio, cerca Baga, fermato da Liguori, bellissima questa impostazione di Turati che trova Liguori con un tiro di prima e Liguori con questo tiro ha toccato l'esterno della rete, De Marco comunque copriva bene il palo ma avete visto com'è stata rapida l'azione di ripartenza di Vanzago che con un solo tocco ha messo un uomo davanti al portiere. Adesso sbaglia l'impostazione Amo Sportiva e regala una rimessa laterale dalla zona di centrocampo a Vanzago, ma quindi Turati. Turati ancora, va da Liguori, ancora cercano un'imbucata di prima i giocatori vanzaghesi, stavolta è troppo alta, devo quindi ripartire Molinari, Baga, Baga cerca lungo Melosi, il passaggio forse un po' troppo impreciso, Melosi torna indietro da De Marchi che appoggia proprio a Brughera, Brughera ha di fronte a sé Supino, appoggia Baga affrontato da Rattà, ancora Brughera, Brughera prova a superare Supino con un dribbling, guadagna comunque rimessa laterale. So Baga per Molinari, ancora Baga costretta ad impostare basso, l'Amo Sportiva sale il pressing di Vanzago, abbiamo quindi Melosi adesso provare a far salire la squadra, attenzione all'imbucata cercata da Brughera
che chiede che venga assegnato il calcio d'angolo per una deviazione che l'arbitro pare non aver visto. Non è di questo avviso il direttore di gara, che permette a Vanzago di ripartire. Abbiamo quindi Turati. Turati all'impostazione, parte, appoggia Liguori che cerca un'altra imbucata, controllata stavolta da De Marchi dopo una deviazione. Ma quindi Brughera, attenzione, rischia qui di subire l'anticipo di Supino, può comunque impostare Vanzago. Turati avanza e subisce fallo. Incontenibile il numero 3 in questa discesa, si è guadagnato pure un fallo da una zona molto interessante. Tanto viene già chiamato un time out. È stato già chiamato un time out. Tempo per un'analisi di questi primi minuti. Si può dire che comunque la partita ha attraversato una fase di studio brevissima, come già detto. Le due squadre non si sono volute aspettare. È stato evidente che si è voluto giocare fin dall'inizio, infatti si è visto, si è giocato con rapidità. Le azioni di Vanzago soprattutto si sono dimostrate, oltre che molto ben congegnate e preparate, un'arma, sono dimostrate come una possibile arma letale, un possibile fattore chiave in questa partita. Avete visto come quei tocchi di prima, capaci di liberare praticamente soli davanti al portiere i giocatori, i propri compagni. Sono soprattutto Turati, il numero 3 che si sta evidenziando dalle file vanzaghesi. Amo Sportiva un po' compassata, adesso è già rientrata in campo dopo le indicazioni di mister Borghi. Qualche controllo sbagliato, costretti a difendere comunque contro una squadra che pare assai organizzata. Vediamo se le indicazioni di mister Borghi porteranno ad un cambiamento in quello che è l'atteggiamento della squadra saronnese. Vediamo quindi adesso la punizione, va Liguori proprio per Supino, al tiro, il palo incredibile di Supino. Ottimo schema applicato sul calcio di punizione a liberare il numero 8, che ha colpito un palo incredibile. E adesso sulla conseguente ripartenza Amo Sportiva guadagna questa rimessa laterale, se ne incarica Melosi. Vediamo quindi Brughera. Brughera ancora per Melosi, zona centrale, appoggia a Molinari che si accentra anche lui, cerca, era per quello che doveva essere un tiro, poteva diventare un appoggio per Baga, così non è stato. Sul rilancio lungo, pallone facile per De Marchi. Adesso Brughera di fronte a Rattà, cerca il passaggio lungo per l'uomo invisibile. Brughera era da tutt'altra parte, costretto a spazzare il numero 3. Riparte ancora Vanzago per l'ennesima volta con Liguori. Liguori ha di fronte Baga, riesce a far passare il pallone, reclama una deviazione il numero 7. Anche qui, anche in questo caso, l'arbitro non è di questo avviso. Vediamo quindi adesso Baga cerca in avanti Molinari, il pallone che non resta neanche in campo, va direttamente fuori. Ancora prima che il numero 5 potesse provare a intervenire. Riparte quindi ancora Vanzago. Turati per Liguori, cerca la giocata di prima, fermato Baga, adesso prova a gestire. Liguori con caparbietà mette il pallone in rimessa laterale. Può impostare quindi Amo Sportiva. Brughera prova, va addirittura al tiro. Pericoloso questo tiro deviato da Galletta. Probabilmente sarebbe finito fuori, ma il numero 12 non si è fidato e concede un calcio d'angolo ad Amo Sportiva, che prova una giocata di prima che manda a monte ogni possibile occasione. Sbagliati i tempi e riparte ancora Vanzago. Vediamo Supino cercare Rattà, fermato da Brughera in rimessa laterale. Vediamo quindi adesso Turati per Liguori. Liguori per Turati. Turati. Turati ancora per Liguori. Liguori cerca Turati in avanti, buonissimo l'1-2. Liguori, viene rimpallato il suo tiro. Grandissima questa azione di Vanzago, grande rapidità, ma grande spazio lasciato qui dalla difesa dell'Amo Sportiva. Attenzione adesso qui a Liguori che cerca il colpo sotto per Rattà. Ha recuperato De Marchi,
che si è lamentato dello scarso movimento dei compagni. Adesso Molinari, si gira bene Molinari, costretto comunque ad appoggiarsi a Brughera. Brughera trova Melosi, costretto a tornare sempre dal numero 3. Brughera cerca adesso in avanti Baga, ha di fronte Liguori. Baga prova a passare a Liguori, copre bene per Galletta, che adesso prova a lanciare lungo per Ratta, pallone che poteva essere pericolosissimo questo. Abbiamo quindi l'impostazione di Amo Sportiva, quindi Melosi per Molinari, cerca l'imbucata per Brughera, ottima diagonale difensiva di Liguori che non ha permesso al pallone di Brughera, al pallone diretto a Brughera di passare. Il numero 3 si sarebbe ritrovato da solo davanti a Galletta. So, Melosi davanti per Brughera, sbagliato ancora un controllo dei giocatori saronnesi. Riparte quindi per l'ennesima volta Avanzago, sempre con Turati. Quindi il pallone in avanti per Ratta. Ratta prova a girarsi a tirare, viene rimpallato il suo tiro. Cerca quindi adesso il neo entrato, il numero 14 Lorenzi, fermato stavolta. Adesso Molinari cerca Baga in avanti, ancora Liguori che copre benissimo. Vediamo proprio Turati. Turati prova ad accentrarsi. Turati cerca Ratta e lo trova. Ratta costretto comunque a tornare indietro. Va da Lorenzi. Lorenzi per Ratta. Ratta non ha un altro controllo felice, ma riesce comunque a tenerla per Turati. Turati, attenzione, Turati prova ad accentrarsi. Fermato Molinari, cerca l'anticipo, ma lo copre bene Liguori. E Molinari con caparbietà recupera su Turati. Prova quindi adesso l'azione personale, cerca l'appoggio di un compagno. Va da Melosi che va al tiro, attenzione! La palla che dopo una deviazione stava diventando pericolosissima. C'era Baga contro Galletta. È stato costretto il numero 12 a deviare in rimessa laterale per la squadra saronnese. Tanto Vanzago ha fatto entrare il numero 9 Lupori. Abbiamo quindi Baga al tiro. Finisce molto alto e largo. Azione che si è sviluppata dalla rimessa che avete visto prima. Riparte quindi Vanzago. Quindi Lorenzi davanti per Lupori. Fermato Lupori. Ancora Turati adesso. Dopo la rimessa è costretto a tornare indietro, va addirittura da Galletta. Galletta cerca un uomo, lancia lunghissimo, facile quindi per De Marchi. Abbiamo quindi Baga lungo per Molinari. Abbiamo quindi Brughera cerca, probabilmente era un tiro cross sul secondo palo per Brughera, non è passato. Abbiamo quindi Lupori appoggiare per Turati che ha di fronte Baga. Turati lascia il pallone a Lorenzi. Lorenzi deve tornare ancora da Liguori. Liguori va lungo da Lupori, ferma bene il pallone, appoggia per Turati. Turati, attenzione, il tiro murato da Baga, ma ancora Avanzago con Lupori. Lupori che sbaglia questo appoggio, è costretto a tornare indietro Turati che va addirittura da Galletta. Galletta lungo per Lorenzi che non riesce però a liberarsi di Brughera. Attenzione adesso però, Liguori è completamente libero, ma l'arbitro chiama il cambio rimessa. Tanto è stato chiamato un altro time out. Pochi commenti da fare riguardo questa situazione. Ancora direi la stessa analisi fatta per la prima frazione, prima del primo time out. Vanzago più intraprendente, più preparato, Amo Sportiva un po' compassata, ma che ci prova. Adesso attendiamo il fischio del direttore di gara per la ripresa del gioco. Intanto Amo Sportiva ha effettuato un cambio, è entrato il numero 7 Rugle al posto del numero 5 Molinari. Vediamo proprio Rugle a girare davanti per Melosi. Pallone che comunque è finito in rimessa dal fondo.
Diamo quindi il lancio lungo per Lupori, fermato da Melosi, può ripartire Baga, attenzione Baga, pallone che finisce direttamente in rimessa laterale, l'arbitro assegna un altro fallo cumulativo per Vanzago. Può comunque impostare la formazione vanzaghese con Pinotti, capitano, tocca per Liguori, Pinotti ancora, gira per Lorenzi, fermato da Rugle, in rimessa laterale, andiamo quindi Liguori, Liguori per Pinotti, Pinotti va da Lorenzi che prova adesso l'imbucata per Liguori, una volta fermato, andiamo quindi Baga, appoggiare per Villa. Villa porta il pallone in avanti, va da Melosi che cerca Rugle in avanti, Rugle difende il pallone, guadagna una rimessa laterale di cui si incarica proprio egli stesso della battuta e appoggia a Villa. Villa cerca Melosi, passaggio un po' troppo largo, sarà rimessa laterale per Vanzago. Siamo quindi Liguori, cerca un lancio lungo fermato da Villa, Villa che prova ad accentrarsi, fermato da Pinotti, adesso Lorenzi si destreggia, Lorenzi si accentra, cerca Lupori che non riesce a controllare questo pallone, era un'ottima idea quella del numero 14, il numero 9 era sul secondo palo, intanto per Amo Sportiva entra il numero 9 Eros Brescia. Scusate, il numero 4. Vediamo quindi proprio Brescia agire, fermato da Pinotti, rimessa laterale che è proprio di Vanzago, in quanto l'ultima deviazione è stata del numero 4. Quindi la distanza che viene richiesta ai giocatori di Vanzago, pallone per Lorenzi che cerca lungo Lupori, costretto all'appoggio, Lorenzi! Lorenzi, tiro insidiosissimo su un appoggio non facilissimo da recuperare come quello del numero 9 Lupori. L'arbitro ha segnato rimessa laterale, la palla che ha preso un giro strano, evidentemente definita addirittura in rimessa laterale. Sobaga per Villa, pressato da Lupori, Villa si gira bene, Rugle cerca l'appoggio per Baga, è costretto a tornare indietro, Brescia per Villa, Villa lungo per Baga, Baga si gira, c'è Rugle, Rugle attenzione, prova a destreggiarsi, Rugle, il palo di Amo Sportiva, grande azione qui di Rugle, adesso subito per Baga, Baga indietro va da Villa, Villa ferma il pallone, cerca lungo Rugle, pallone troppo lungo, ma buona iniziativa questa di Amo Sportiva che sembra essersi risvegliata dal torpore. Ma quindi Liguori, Liguori per Pinotti, Pinotti cerca quello che doveva essere evidentemente un tiro, De Marchi controlla facilmente il pallone e riparte Amo Sportiva, Brescia cerca Rugle, Rugle si gira ancora, Rugle dopo il palo di poco fa evidentemente galvanizzato guadagna una rimessa laterale, se ne incarica Villa, Villa sul pallone ha richiamato la distanza, appoggia per Rugle che va al tiro ancora, sarà ancora rimessa laterale? No, c'è stata una deviazione, sarà quindi rimessa laterale e possibilità di ripartire per Vanzago che però evidentemente ha sbagliato nella battuta, l'arbitro ha chiamato il cambio rimessa. Altra possibilità quindi per Amo Sportiva, sempre Villa sul pallone, c'è Brescia in appoggio, Brescia sul secondo palo, Rugle attenzione, Rugle attenzione qui all'Amo Sportiva, Rugle si era destreggiato bene ma Galletta si è fatto trovare preparato e non gli ha impedito di ribattere in porta dopo il contrasto. Adesso Lorenzi cerca Lupori in avanti, Lupori prova a liberarsi di Brescia, pallone che viene spedito in rimessa laterale, se ne incarica Lorenzi, Lorenzi che chiama ancora il rispetto della distanza, quindi va Pinotti, Pinotti va al tiro rimpallato da Brescia, pallone che finisce direttamente a Galletta, andiamo quindi ancora Pinotti col pallone tra i piedi, deve appoggiare a Liguori, Liguori cerca lungo Lupori, pallone intercettato da Baga e riparte Amo Sportiva, Villa,
Baga. Baga prova a superare Lupori, ci riesce con un po' di fortuna, però Liguori dice no e manda il pallone in rimessa laterale, anch'essa sbagliata dai giocatori di Amo Sportiva. Quindi l'impostazione di Vanzago. Pinotti adesso. Pinotti cerca lungo il numero 5 Facciolo. Pallone che finisce rimessa laterale, controllo non felice del numero 5. Vediamo qui Villa a tentare un colpo sotto a liberare Brescia. E sarà rimessa laterale per Vanzago, Facciolo per Pinotti, si accentra, tocca per Lorenzi. Lorenzi cerca sul secondo palo Lupori. Baga appoggia Brescia che va a lungo, sempre per l'uomo invisibile, costretto a spazzare il numero 4. Riparte quindi Vanzago che pare aver ripreso l'iniziativa del gioco. Pinotti, attenzione, va al tiro, forse deviato dallo stesso Facciolo, no, c'è stato anche il tocco di Baga, pallone che finisce quindi direttamente in rimessa laterale per Vanzago. Se ne incarica Lorenzi. L'arbitro aspetta un attimo, attenzione qui a Lupori che va al tiro. Pallone che finisce comunque alto. Invio per De Marchi. Adesso Villa. Villa in posta, tocca per Brescia. Brescia per Brughera. Brughera non riesce a tenere questo pallone in campo. Va al pressing comunque su Lorenzi. Pallone che finisce direttamente in rimessa laterale. Pallone perso da Vanzago. Quindi Brughera a toccare per Brescia. Brescia cerca sul secondo palo un pallone invitante sul quale Rugle non riesce ad arrivare. Vediamo quindi il lancio lungo di Galletta, intercettato da Villa. Pallone che resta lì. Brescia è costretto a mandarlo in rimessa laterale. Sarà quindi rimessa laterale da posizione piuttosto invitante per Vanzago. Carica Facciolo dietro per Pinotti. Decide di impostare la formazione vanzaghese. Lorenzi adesso ha cercato lungo il numero 11 Quaini. Lo stesso Lorenzi su alla battuta di questa rimessa. Pinotti va al tiro, deviato dai giocatori saronnesi. Palla che finisce direttamente in calcio d'angolo. Se ne incarica ancora Lorenzi. Lorenzi tocca per Pinotti. Pinotti prova ancora a liberarsi per il tiro, intercettato da Rugle. È costretto a tornare da Galletta che lancia lungo per Quaini. Pallone facile per De Marchi che però sbaglia questo rilancio, che rischiava di finire tra i piedi di Lorenzi, ma prova a Amo Sportiva a usufruire di quella situazione di confusione. Brescia ha cercato Rugle, pallone che comunque è finito in rimessa laterale. Quindi Villa con Brescia che cerca ancora il secondo palo, ma attenzione adesso la ripartenza di Vanzago. Quindi Lorenzi per Facciolo. Facciolo, attenzione, il tiro finisce di poco fuori, il tiro del numero 5. Vediamo quindi Brughera adesso in posta per Amo Sportiva, cerca lungo Rugle, ferma benissimo il pallone, tocca proprio per Brughera che gioca bene l'1-2. Attenzione, occasione qui per Amo Sportiva con il tiro insidioso di Rugle, deviato da Galletta in calcio d'angolo. Siamo quindi Brughera sul calcio d'angolo. Tocca in mezzo per Rugle. Pallone intercettato dai giocatori di Vanzago e mandato in rimessa laterale. Proprio Villa adesso. Villa che carica al sinistro. Pallone che finisce parecchio largo a destra di Galletta. Galletta che chiama addirittura uno schema e tocca per Pinotti. Pinotti che prova a liberarsi di Brescia, intercettato questo pallone adesso da Villa dopo questa fase confusa. Pallone che finisce però direttamente sul fondo. Fase intensa della partita, si fa fatica a seguire le azioni in quanto si gioca molto veloce. Adesso Quaini, tocca per Pinotti, ancora Quaini. Pinotti per Lorenzi. Quaini fermato da Villa in rimessa dal fondo. Sarà calcio d'angolo quindi per la formazione vanzaghese. Pallone in mezzo per Facciolo,
Altro tiro pericoloso del numero 5. Ancora rimessa dal fondo comunque per Amo Sportiva, che ha un'altra possibilità di impostazione. Andiamo quindi Villa. Villa cerca lungo Rugle. Rugle prova a liberarsi di Pinotti, viene fermato. Adesso quindi Pinotti cerca lungo Guaini. Ancora lo scambio con Facciolo. Guaini! Guaini ha provato il tiro, De Marchi ha detto no, ha chiuso la porta in faccia al numero 11, sarà quindi calcio d'angolo a favore di Vanzago. Vediamo quindi Pinotti per Lorenzi, Lorenzi prova il tiro intercettato, può ripartire Rugle, Rugle fermato fallosamente da Facciolo, sarà quindi calcio di punizione, va, lo batte subito la squadra saronnese, quindi Brughera proprio per Rugle. Villa, ancora Rugle, per ora è il più pericoloso dei giocatori saronnesi. Brughera adesso in mezzo, ancora per Rugle, potrebbe girarsi, invece appoggia per Brughera. Brughera che salta benissimo, Lorenzi fermato stavolta da Galletta, ancora decisivo il numero 12, appoggio indietro adesso di Brughera per questo tiro francamente inutile di Villa, un po' storto la... Attenzione adesso a Pinotti, attenzione! Una deviazione, De Marchi molto reattivo. Adesso però attenzione ancora a Quaini. Quaini che prova a girarsi, cerca un appoggio per l'uomo che non c'è, in quanto erano tutti di fronte a lui. Nessuno aveva cercato di spostarsi lateralmente. Può ripartire ancora Amo Sportiva. Andiamo quindi Villa. Villa a toccare per Brescia. Brescia prova a saltare benissimo. Attenzione, l'appoggio con Rugle. Brescia! Galletta dice no. Altra parata decisiva, ma attenzione. Rugle recupera questo pallone. Deve appoggiare, tocca per Villa. Ancora un tiro alto del numero 8. Pericolosa comunque Amo Sportiva in questa fase. Lancio lungo di Galletta. Ancora facile per De Marchi, ma sbaglia il controllo Villa sull'appoggio del proprio portiere. Può ripartire quindi ancora Vanzago con Pinotti. Pinotti cerca lungo Quaini, Quaini prova a girarsi, Quaini, Quaini è costretto, circondato da due. Andiamo adesso Rugle, ha recuperato il pallone, prova a liberarsi degli avversari, ma perde palla, guadagnando però una rimessa laterale. Se ne incarica Villa che lancia lungo, in quanto non c'era stata deviazione dei giocatori di Vanzago, ha restituito il pallone. Quindi Galletta ancora a rilancio lungo. Ancora De Marchi a recuperare, quindi Villa, Villa per Rugle. Rugle prova a liberarsi della marcatura di Facciolo e Florenzi, perde la palla e va in rimessa. Ancora un altro cambio rimessa chiamato dall'arbitro, ma non c'è più tempo, finisce questo primo tempo. Finisce questo primo tempo, una breve analisi. 1-0-0 che regge nonostante Vanzago per la maggior parte del tempo abbia tenuto il pallino del gioco in mano. Nient'altro da dire se non che ci rivedremo qui sempre per l'altro grande calcio a 5 per il secondo tempo, sempre su Piero da Saron. Rieccoci amici di Piero da Saronno per il commento di questo secondo tempo della partita di calcio a 5 Serie D tra Amo Sportiva e Sportiva Vanzago. Ripartono adesso le due squadre, Amo Sportiva in possesso di palla. Una partita nel primo tempo fondamentalmente equilibrata che ha visto le due squadre fronteggiarsi, con Vanzago forse con un leggero vantaggio dal punto di vista della tenuta di gioco e di campo, anche dato dalla sua grande organizzazione tattica. Adesso proprio Vanzago prova ad agire, recupera però Amo Sportiva con Villa che subisce fallo, punizione nella propria metà campo per Amo Sportiva, se ne incarica lo stesso Villa che tocca per Baga, Baga per Molinari, ancora Baga in posizione di ultimo uomo, affrontato da Rattà che manda il tentativo di passaggio lungo di Baga in rimessa laterale. Proprio Baga alla rimessa, tocca per Villa. Non c'è un appoggio vicino, Villa è costretto a lanciare lungo. Pallone che finisce in rimessa dal fondo. Riparte quindi Vanzago con Liguori. Per Turati, pallone un po' lungo, lo tiene comunque in campo Rattà, prova a girarsi Rattà.
pallone che finisce molto largo alla destra di Stefano De Marchi, portiere questa sera per Amo Sportiva. Quindi adesso Molinari prova ad avanzare, torna indietro da Villa ha spazio, prova a salire, trova ancora Molinari sull'altra parte del campo. Molinari prova a girarsi, fermato da il numero 3 Turati, tocca per Liguori, lancia lungo Liguori, passaggio lungo per il numero 4 Merigi, pone intercettato dalla difesa saronnese in rimessa laterale. Ancora Turati, pressato da Molinari che recupera il pallone, l'appoggio però è sbagliato, recupera palla Liguori, torna da Merigi, ancora Turati per Liguori, cerca il passaggio per Merigi, fermato da Molinari, pressato sempre dallo stesso Merigi, torna da Villa cerca un uomo, lo trova in Baga. Vediamo quindi ancora Villa a lanciare lungo per Melosi, che prova ad arrivare su questo pallone, impreciso comunque questo rilancio del numero 8. Riparte quindi Vanzago, partita che sembra essere ricominciata sulla falsa riga come era finita. Prova Merigi adesso a saltare Molinari, manda il pallone direttamente in rimessa laterale. Parte quindi Amo Sportiva con Villa per Baga, adesso Villa cerca lungo Melosi difende bene questo pallone, lo gira per Molinari che prova la giocata di prima, fermato da Turati, riparte Vanzago con Rattà di fronte Villa, scivola Turati e non riesce a controllare questo appoggio. Riparte quindi Amo Sportiva, Villa che scambia con Molinari che spedisce questo pallone direttamente in rimessa, e ancora una ripartenza a disposizione di Vanzago che imposta con Liguori. Adesso Merigi ancora per Liguori, ancora lo stesso Merigi, stavolta va da Rattà che fatica a controllare questo pallone, è costretto a tornare da Galletta che va a lungo, ancora una presa facile per De Marchi. Riparte quindi Amo Sportiva, quindi Villa appoggiare per Molinari, adesso Baga lungo per Melosi non ha un facile controllo, viene pressato da Liguori che dà una rimessa laterale alla squadra saronnese. Vediamo quindi adesso Villa appoggia per Melosi, ancora Villa cerca e trova un uomo in Baga che gli dà un appoggio difficilissimo, e Villa è costretto a regalare la rimessa laterale a Vanzago che adesso imposta con Rattà, ma l'arbitro ferma tutto per permettere che venga rispettata la distanza di 5 metri. Adesso ancora Rattà che stavolta va al tiro, pallone che finisce largo e può ancora ripartire Amo Sportiva. Partita che si sta sviluppando su troppi contropiedi sbagliati, tante le rimesse dal fondo a disposizione dei portieri, c'è poca costruzione di gioco da parte delle due squadre. Quindi riparte Vanzago da Galletta e adesso Turati da Merigi cerca la giocata di prima per Rattà, viene fermato da Molinari in rimessa laterale, tocca quindi per Turati, costretto a tornare sul pressing di Baga, cerca ancora Merigi, cerca ancora Turati, lo stesso Merigi, adesso Molinari ha recuperato il pallone, Melosi adesso appoggia per Baga per Villa prova ad accentrarsi, è costretto a tornare comunque indietro da Baga deve girarsi sul pressing di Turati e appoggia De Marchi per Villa pressato anch'esso da Rattà che recupera questo pallone commettendo fallo sul numero 8, falloso il pressing del numero 10, l'arbitro se ne accorge e fischia la punizione a favore della squadra saronnese, se ne incarica lo stesso Villa che tocca ancora per Baga. A questi due uomini è principalmente affidata l'impostazione della squadra saronnese, adesso Baga cerca a lungo Molinari fermato, Liguori adesso, attenzione, situazione di 3 contro 1, Rattà adesso è solo, Rattà ancora per Liguori, pallone è troppo arretrato e Villa recupera questo pallone ma lo perde ancora, Rattà fermato stavolta da De Marchi in rimessa laterale, situazione un po' confusa, un'ottima occasione per Vanzago sprecata per un pallone dato troppo all'indietro, ha potuto comunque usufruire di un'altra occasione per un rilancio sbagliato di Villa e adesso Rattà si vede ribattere questo suo tiro dalla barriera, imposta ancora Vanzago,
Andiamo adesso per Supino. Turati. Ancora Supino. Il tiro di Supino e il gol! Bellissimo del numero 8, con un gran tiro che si infila nel 7. Non può nulla De Marchi. E Vanzago si trova meritatamente, a mio avviso, in vantaggio. Quindi ripartire Ammo Sportiva da una situazione di svantaggio. Adesso Baga, pressato dallo stesso Supino, costretto a mandare il pallone in rimessa laterale, quanto non c'era appoggio. Ammo Sportiva che insiste nello schierarsi a due, non permettendo una facile circolazione del pallone. Quindi Supino toccare ancora per Rattà, ribattuto ancora il suo tiro. Molinari spazza, pallone che finisce direttamente sul fondo. Ma quindi adesso Turati per Lorenzi, fermato da Molinari, rimessa laterale. Ecco Lorenzi, toccare per Turati. Baga ferma questa possibile azione di Vanzago, ancora rimessa laterale. Ed è ancora Lorenzi per Turati, cerca lungo lo stesso Lorenzi, il numero 3. Numero 3 è perno fondamentale delle azioni della squadra vanzaghese, da lui passano tutti i palloni della squadra in divisa biancoceleste stasera. Intanto qui un po' di confusione su quale deve essere l'assegnazione della rimessa. La rimessa è vanzaghese, se ne incarica Lorenzi che reclama ancora rispetto alla distanza, l'arbitro se ne preoccupa. Turati, attenzione, fa partire un tiro insidiosissimo. De Marchi non si fa trovare impreparato e manda il pallone in calcio d'angolo. Se ne incarica Rattà cerca Supino, difende questo pallone, è costretto però a vederlo rotolare in rimessa laterale, comunque a favore della propria squadra. Supino si accentra ancora, Supino al tiro! Un altro grande gol del numero 8, che si libera alla grande di Molinari e infila all'angolino De Marchi. Altro pallone impossibile per il numero 1. Grande traiettoria, grande gol per la doppietta del numero 8. Adesso Ammo Sportiva che si ritrova in una situazione di svantaggio, largo svantaggio e a mio avviso meritato. Ammo Sportiva in questo secondo tempo pare ancora più compassata, non si fa una grande fatica ad impostare, cosa che al contrario riesce benissimo ai giocatori vanzaghesi. Nonostante adesso questo rilancio sbagliato da parte di Galletta, Vanzago che applica comunque un pressing parecchio intenso e recupera un altro pallone. Lorenzi, fermato il suo tiro, attenzione, situazione di mischia, ancora Lorenzi. Baga copre la rimessa dal fondo, situazione confusa. Vanzago sta pressando altissimo i giocatori salonesi, costretti al rilancio lungo, come adesso vediamo. Pallone perso adesso, Rattà al tiro, palo esterno del numero 10 di Vanzago. È stato intanto chiamato un time out da parte di Mister Borghi, che non è stato comunque ravvisato dal direttore di gara, verrà fischiato prossimamente. Ma quindi un altro pallone sbagliato da Ammo Sportiva in fase di impostazione, e ancora Vanzago in ripartenza. Vediamo Lorenzi, tarantolato questa sera il numero 14 di Vanzago, fermato adesso il numero 9 Lupori, che adesso si ritrova comunque da solo sull'appoggio di Turati. Tocca per Supino di fronte a Rugle, fermato, recuperato Melosi, fermato anch'esso da Lorenzi che supera Rugle. Lorenzi cerca sul secondo palo Lupori, che si gira alla grande e con il tacco molto elegantemente infila per la terza volta De Marchi, che lamenta un'eccessiva foga nel proteggere il pallone da parte del numero 9. Ancora il timeout che non viene assegnato ad Ammo Sportiva, anzi stavolta sì, se ne accorge il direttore di gara delle richieste di Mister Borghi. 3-0
3-0 che dice tutto su quello che è stato l'andamento iniziale di questo secondo tempo, la doppietta di Supino, il gol elegante di Lupori. Amo Sportivo ha qualcosa da recriminare sul terzo gol, ma finora va detto che Vanzago merita alla grande questo triplo vantaggio. Squadra più organizzata, più sicura, più decisa. Amo Sportivo non è parsa in grado di produrre azioni pericolose. Fa anche semplicemente ad impostare, a trovare un uomo a cui fornire il pallone. Questo anche grazie al pressing intenso della squadra avanzaghese. Andiamo quindi ancora a schierarsi a due la squadra saronese. C'è a cercare Rugle con un tocco sotto di Brughera. Ha comunque guadagnato rimessa laterale la squadra saronese. Non ci era parso che ci fosse una deviazione dei giocatori di Vanzago. In ogni caso riparte la squadra saronese. Baga affrontato da Lupori, pressato e costretto a tornare da De Marchi, che è costretto a spedire in rimessa laterale un pallone impreciso del numero 9, che ha da dire con i suoi compagni di squadra. Siamo quindi Turati per Supino. Lupori, ancora Supino, autore finora di due splendidi gol. Galletta cerca lungo Lupori, grande controllo Lupori, De Marchi dice no, grandissima la parata del numero 1 che dice no all'autore del gol di tacco su cui Amo Sportivo ha ancora da recriminare. Adesso vediamo Melosi fermato fallosamente da Supino. Amo Sportivo può respirare con questa rimessa, con questo calcio di punizione ottenuto a metà campo. Andiamo quindi Baga sul pallone, cerca lungo Melosi, pallone difficile, di difficile controllo, e può ancora ripartire Vanzago con questa rimessa dal fondo. Andiamo Galletta a lanciare lunghissimo per Lupori trova Lorenzi cerca lungo Supino, Lorenzi ancora splendida questa combinazione tra giocatori di Vanzago, che probabilmente avrebbe meritato maggior fortuna. Grande combinazione tra Supino e Lorenzi, pallone che è finito poco al di fuori del 7. Adesso Lupori perde palla, attenzione Brughera cerca un tiro facile, qui la presa per Galletta. Adesso ancora Supino per Turati ancora da Supino, trova Lupori costretto però a tornare da Turati. Tiene il pallone adesso Vanzago, adesso Lorenzi, ancora un altro grande 1-2 con Supino. Grande intesa in questo momento tra il numero 8 e il numero 14. Si trovano perfettamente. Lupori prova per Lorenzi che va al tiro, rimpallato da Melosi, finisce sui piedi di Supino. Il numero 6 Pinotti sbaglia un appoggio per Lorenzi. La rimessa laterale comunque per Amo Sportiva si ripete dopo il rimpallo. Rugle prova a girarsi su Pinotti, cerca Brughera che trova, cerca Melosi sul secondo palo, pericolosa qui Amo Sportiva. Melosi ha mancato il pallone di un soffio, ma adesso attenzione al lancio lungo di Galletta per Supino, pallone che è finito alto. Adesso imposta Amo Sportiva. Adesso Villa cerca lungo Rugle, fermato stavolta dal numero 9 Lupori. Andiamo quindi a impostare Vanzago con Pinotti. Pinotti cerca lungo Lorenzi. De Marchi in traiettoria, ferma il pallone, permette alla sua squadra di impostare. Andiamo quindi Melosi col pallone fermato nettamente con la mano da Supino. L'arbitro comunque giudica l'intervento involontario e non dà il cartellino giallo. Andiamo quindi sul punto di battuta il numero 7 Rugle, finora l'uomo più pericoloso della squadra saronnese. Fischia l'arbitro, tocca per Brughera per Melosi. Melosi difende bene il pallone, cerca ancora Brughera in 1-2, fermato da Lupori in rimessa laterale. Andiamo quindi Brughera a cercare un pallone in mezzo, rimpallato, torna indietro Melosi, Rugle, attenzione ancora al tiro, Rugle, attenzione, prova a liberarsi, viene fermato da Lorenzi, recupera Melosi. Possibile ancora impostazione per Amo Sportiva con Villa.
Villa trova Brughiera che cerca a lungo Rugle, fermato da Pinotti. Rugle rimane a terra. Sul contrasto ha avuto la peggio il numero 7. L'arbitro ha fischiato il fallo a favore della squadra saronnese. Posizione invitante. Siamo sulla tre quarti campo. Lo Sportivo può tentare di riaprire questa partita. Siamo in uno sport veloce come il calcio a 5, un distacco di due gol può essere colmato anche in tempo molto breve. Siamo quindi Brughiera a toccare per Molinari che va al tiro rimpallato, adesso Villa prova a liberarsi su Lupori, regala però una rimessa laterale alla formazione vanzaghese. Pinotti in posta per Vanzago, adesso Supino scivola, attenzione, Rugle ha spazio, si libera, cerca Brughiera, cerca ancora il secondo palo, stavolta c'era Molinari, legge bene la traiettoria comunque giocatore vanzaghese, adesso Galletta sicuro sull'uscita, impedisce a Molinari di raggiungere il pallone e lancia subito lungo per Supino che cerca un controllo difficile che per poco non gli riusciva. Adesso Brughiera non riesce a tenere il rilancio di Rugle in campo, viene chiamato intanto un altro timeout, stavolta da mister Bazzoni di Vanzago. Vediamo se dopo questo timeout Amo Sportiva riuscirà a rendere molto più, cioè si riuscirà ad essere molto più presente nella metà campo avversaria, rendere più frequenti quelle azioni pericolose a cui abbiamo assistito prima. Tre Avanzago non resta che gestire invece questa partita che si è messa su un binario più che favorevole visto il triplo vantaggio, e magari adesso converrebbe anche provare a segnare un altro gol per chiudere definitivamente questa partita. Squadre rientrano in campo, il pallone per la squadra avanzaghese, rimessa laterale, se ne incarica il numero 8 Supino che tocca per Pinotti, pressato e sbaglia l'appoggio a Lorenzi, rimessa laterale quindi per Amo Sportiva. Abbiamo quindi Villa cerca lungo Rugle con un tocco sotto, prova a girare di testa per Molinari, il pallone è impreciso, ancora Galletta qui nella rimessa dal fondo, tocca per numero 14 Lorenzi, attenzione qui a Supino, ancora si era liberato bene di Brughiera anche un po' fortunosamente, ha provato un altro tiro insidiosissimo, quest'altro tiro del numero 8 che ha sfiorato la tripletta. O quindi Brughiera trova lungo Molinari, buono il movimento del numero 5, Molinari difende il pallone su Lorenzi e porta a casa un calcio d'angolo di cui se ne incarica gli stesso. La battuta ha toccato per Brughiera, pallone che è finito altissimo, sprecata questa situazione d'Amo Sportiva. Galletta chiama ancora un altro schema e lancia lungo per Liguori, pallone troppo lungo, non ci arriva il numero 7 che comunque era lì. Su Brughiera per Molinari, Molinari ancora da Brughiera, Brughiera cerca lungo Rugle, Rugle che prova a girarsi, Rugle ancora fermato da Pinotti, adesso batte velocissimo la rimessa Brughiera, Amo Villa, Brughiera ancora per Molinari, Molinari difende il pallone, è costretto ancora all'appoggio per Villa che va al tiro un po' più insidioso dei precedenti, ma comunque alto il tentativo del numero 8, sempre pericoloso comunque con queste sue conclusioni a cui manca comunque un briciolo di precisione. Adesso vediamo Liguori tentare il lancio lungo per Quaini che prova a tenere questo pallone in campo, lo manda direttamente in rimessa dal fondo. De Marchi quindi appoggia per Villa, Villa che imposta e tocca per Brughiera, Brughiera va lungo, cerca Rugle, pallone che si perde in rimessa laterale. Vanzago può quindi ripartire con il numero 5 Facciolo, cerca Quaini in avanti, ancora 1-2, Facciolo sbaglia il controllo e Molinari si appoggia quindi al suo portiere. Brughiera cerca lungo Molinari con questo tolco sotto, prova a difendere il pallone, cerca l'appoggio su Rugle, Molinari, attenzione Molinari, prova ad avanzare, fermato da Pinotti in rimessa laterale. Viene segnato un altro fallo a Vanzago.
Anzi, l'arbitro pare aver fischiato proprio calcio di punizione. Adesso Brughera sul punto di battuta, mentre Rugle lamenta una distanza troppo breve. Quindi Brughera lasciare proprio a Rugle il tiro e il gol! Il gol del numero 7 che sorprende la difesa avanzaghese direttamente sul calcio di punizione. Infila Galletta per il 3-1 saronnese. Vediamo se questo gol saprà dare la scossa alla squadra di Mister Borghi per tentare un recupero che avrebbe quasi del miracoloso. Rugle prova a pressare Pinotti, cerca Facciolo pressato ancora. Liguori non riesce a girare questo pallone e Brughera spazza. Rimessa laterale per Vanzago, affidata a Pinotti. Pinotti tocca per Liguori. Liguori ha di fronte a sé Molinari, lo aspetta. Liguori poi tocca lungo per Pinotti, buon pallone questo, Pinotti ha un buon controllo, prova però a tenerlo in campo, rimane sul pallone che gli sfugge. Quindi Brughera, tocca per Rugle, Brughera, Villa ancora da Brughera, Villa. Rugle si libera bene di Facciolo che lo tocca fallosamente. Calcio di punizione per Amo Sportiva che ha raggiunto la quantità dei 5 falli. Adesso ogni fallo a favore di Amo Sportiva equivarrà ad un tiro libero. Su punto di battuta Rugle che appoggia proprio a Villa. Villa cerca lungo Molinari, intercettato questo pallone da Pinotti. Villa torna proprio sul pallone e appoggia per Brughera. Brughera va lungo da Rugle. Rugle prova a liberarsi di Liguori, non ci riesce, guadagna comunque una rimessa laterale. Si aspetta un attimo, comunque pallone che arriva a Villa e lo gira per Molinari. Molinari per Brughera. Brughera cerca ancora Rugle, intercettato il suo tentativo di controllo da Liguori, ancora rimessa laterale. Villa cerca ancora lungo Rugle, intercettato Molinari, torna indietro proprio da Villa e cerca ancora lungo Rugle. Facciolo adesso sempre si mette in mezzo, prova ad avanzare ma viene fermato e Amo Sportiva guadagna addirittura la rimessa laterale. Adesso vediamo Villa per Brughera. Brughera cerca lungo Rugle, lascia scorrere il pallone, attenzione, pallone che poteva diventare invitantissimo per Molinari che non ci ha creduto. Era un'altra azione di secondo palo assai invitante per Amo Sportiva. Adesso Villa di testa, la spazza addirittura all'indietro, sbagliato questo tocco del numero 8 che comunque non crea eccessivi problemi a De Marchi. Adesso Molinari difende il pallone bene, tocca per Villa, all'indietro cerca ancora Molinari, Amo Sportiva che è tutta in avanti. Adesso Rugle tocca indietro proprio per Villa che va al tiro, grandissima parata di Galletta, attenzione adesso Facciolo che supera il tiro del Molinari, è 2 contro 1. Supino sbaglia clamorosamente il passaggio per Facciolo che prende il palo, attenzione adesso Rugle prova a liberarsi di Quaina, pallone di Pinotti che gli finisce addosso. Pinotti adesso ancora fase intensissima della partita, Quaina adesso difende il pallone, prova a toccarlo per Facciolo, fermato da Villa. Brughera prova a tenere questo pallone in campo ma non ci riesce, sarà rimessa laterale per Vanzago. Una situazione molto pericolosa questa per Amo Sportiva che era tutta in avanti e Facciolo superato un uomo si è ritrovato solo di fronte a De Marchi. Adesso Turati rientrato in campo, Quaina ancora per Turati. Turati cerca lungo Supino, Supino prova a liberarsi di Brughera, manda il pallone direttamente in rimessa dal fondo. Riparte quindi Amo Sportiva con Villa per Brughera. Brughera gira per Molinari. Brughera adesso trova lungo Rugle, difende bene il pallone il numero 7, va indietro da Villa. Villa trova Molinari in zona centrale, prova a girarsi il numero 5, pressato, Quaina recupera il pallone, Molinari probabilmente commette fallo e così è. Ricordiamo che Amo Sportiva adesso ha superato la quota dei 5 falli subiti ed ora in avanti ogni fallo a suo favore sarà un tiro libero. Intanto avete visto Supino sfiorare ancora una volta il gol con un tiro insidioso, attenzione ancora Supino, pericolosissimo il numero 8. Quanto rientra il numero 9 Baga per la squadra saronnese, proprio Baga
gira per Brughiera che cerca lungo Rugle, intercettato questo pallone da Turati in rimessa laterale. Imposta ancora Mosportiva a favore questa rimessa, prova Villa ancora, posizione di ultimo, cerca il lancio lungo, intercettato da Facciolo, pallone che può diventare buono per Supino che lo tiene in campo. Supino torna indietro da Turati, pressato stavolta da Brughiera, prova a liberarsi il numero 3, Turati tocca indietro, prova per Galletta che lancia lunghissimo, Turati manca il controllo, può ripartire di già Mosportiva. Villa per Brughiera, Brughiera prova ad accentrarsi, trova bene Baga che prova a far scorrere il pallone diventa comunque buono per Rugle e prova a toccarla lunga, ancora Rugle, Rugle a spazio, fermato però stavolta Facciolo, tocca per Quaina, velocissimo Quaina, cerca il tocco per Supino sul secondo palo, è bravissimo Villa a chiudere le gambe al momento buono, Quaina tocca dietro per Turati adesso, Turati tocca per Supino. Supino prova ad accentrarsi ancora, tocca ancora per Turati, Turati cerca Quaina, intercettato questo pallone Baga, prova a toccarlo, a renderlo buono ma così non è, e può già ripartire Vanzago che va addirittura da Galletta, adesso Lorenzi. Lorenzi cerca lungo Quaina, pallone che diventa buono per l'intervento a vuoto di Villa, De Marchi dice no, c'è ancora calcio d'angolo e vediamo Supino. Supino cerca Lorenzi, Lorenzi che prova da centrale, Lorenzi ancora trova bene Quaina che non ha un controllo felice e potrebbe anche aver commesso fallo su Rugle che interveniva in livello di copertura. Questo controllo goffo del numero 11 potrebbe... è costato un leggero infortunio al numero 7 saronnese, autore finora dell'unico gol... l'unico gol per la squadra di casa. Su Villa per Baga, Baga intercettato e sul lancio lungo da Quaina, riparte comunque ancora Avanzago con Supino scatenato, fermato però stavolta da Villa. Sarà rimessa laterale a favore di Avanzago, quindi se ne incarica Lorenzi. Lorenzi tocca per... no, non ha toccato, chiede rispetto, adesso tocca per Turati, lancia lungo per Quaina, fermato, prova a girarsi, ha commesso fallo il numero 11 e sarà tiro libero a favore della squadra saronnese ed entra proprio il numero 4 Eros Brescia, dotato di un grande tiro. Sul dischetto del tiro libero vedete il numero 4 che si sistema il pallone, la possibilità di riaprire la partita. La rincorsa lunga di Eros Brescia, il fischio dell'arbitro, diamo Brescia, parte Brescia, il suo tiro, la parata di Galletta, tiro centrale stavolta del numero 4 che si incarica la battuta di questo calcio d'angolo. Non era calcio d'angolo ma rimessa dal fondo, l'arbitro l'ha segnalato e così riparte Vanzago, attenzione adesso a Turati, a spazio, trova Supino che cerca l'appoggio per Rattà e Melosi è costretto comunque a mandare il pallone in rimessa laterale. Vediamo quindi Lorenzi alla battuta, chiama ancora la distanza il numero 14, subito il pallone per Rattà che cerca un tiro, un passaggio tiro sul secondo palo dove c'era Supino, pallone comunque troppo all'indietro. So Villa cerca il lancio lungo per Brescia, pallone che finisce direttamente tra le mani di Galletta che lancia subito lungo per Rattà, difende bene questo pallone numero 10, si libera benissimo Rattà, grandissima parata di De Marchi che dice ancora di no, lancia lungo adesso De Marchi per Brescia, ottimo controllo. Sovilla prova ad accentrarsi, attenzione, perde palla, può ripartire Lorenzi, velocissimo, tocca per Rattà, attenzione Rattà! Ripartenza magistrale qui di dello Sporting Vanzago che punisce un eccesso di zelo di Amo Sportiva che ha perso un pallone ingenuo e nonostante i tentativi di recupero è stato perfetto il passaggio di Lorenzi, tarantolato velocissimo il numero 14 che ha toccato per Rattà che ha potuto insaccare facilmente alle spalle di De Marchi. Su Melosi,
prova Melosi a passare, chiede un fallo di mano di Rattà, no, l'arbitro non è di questo avviso, dà la rimessa laterale a Vanzago, Turati adesso prova ad avanzare di fronte a Melosi, tocca per Rattà, ancora Turati, Supino, Supino cerca lungo Rattà, copre Baga in rimessa laterale, duro colpo questo per Amo Sportiva, dopo il gol del 3-1 poteva tentare la rimonta con il tiro libero parato da Galletta, tirato male da Eros Brescia, e subisce quindi il 4-1, gol che forse potrebbe anche aver messo la parola fine su questo risultato, almeno potrebbe aver ipotecato i tre punti a favore di Vanzago per quello che è l'andamento finora della partita. Diamo quindi Baga, toccare per Brescia, Brescia che prova a liberarsi di Lorenzi, ci riesce benissimo, Brescia tocca per Villa, Villa che si gira, Galletta non ha problemi e lancia subito lungo per Rattà che prova la spizzata, De Marchi quindi tocca subito per Brescia, Brescia controlla bene questo pallone prestato da Turati e da Rattà, tocca bene per Baga, Baga per Villa, Villa si gira bene, tocca per Melosi, pressato da Lorenzi, ancora deve tornare da Villa, Villa cerca un improbabile tocco sotto per Brescia. Intanto l'arbitro assegna un minuto di recupero. Come già detto, probabilmente il gol del 4-1 ha messo definitivamente una X sulla vittoria dello Sporting Vanzago, che ha comunque meritato. Amo Sportiva che ha dimostrato di saper fare delle buone cose, ma c'è ancora troppa confusione nei ragazzi di Mister Borghi, che anche adesso faticano ad impostare. Andiamo quindi Turati a cercare lungo Supino, fermato da Brescia, però il pallone torna comunque a Supino per un'imprecisione del numero 4. Supino cerca Turati, Turati pressato da Melosi, Melosi che lo abbraccia e l'arbitro pone qui la parola fine su questo match che vede lo Sporting Vanzago passare per 4-1 sul campo dell'Amo Sportiva. Grande prestazione della squadra vanzaghese. Amo Sportiva ancora un po' confusionaria. A me non resta che augurarvi una buona serata, amici di Piero da Saronno, sempre qui dal palazzetto dell'Aldo Moro. Ci rivedremo sempre qua per altro grande calcio 5, sempre su Piero da Saronno Web TV.